Allora, la partita con il Marocco è un motivo per verificare la nostra crescita contro una squadra non europea e questo ci incuriosisce molto perché in genere non giochiamo contro squadre che non siano europee, quindi è stimolante come test. La squadra marocchina è una squadra molto dinamica, molto vivace, che dà pochi punti di riferimento ed è un movimento che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, sia a livello individuale che a livello di squadra. L'ideale sarebbe confrontarci di più, non solo tra noi e il Marocco, ma anche con le squadre africane, asiatiche, perché vedi culture diverse, modi di giocare diversi, anche se ormai il calcio è diventato proprio mondiale, se vogliamo, sotto questi punti di vista, però può essere un motivo ancora più di crescita giocare con diverse nazioni del mondo. Come Under 20 abbiamo fatto una bellissima figura nel Mondiale, così come abbiamo fatto all'Europeo Under 21, e sono molto contento di essere stato riconfermato alla guida di questi ragazzi perché c'è stato e c'è un lavoro importante per la loro crescita. È abbastanza semplice, è abbastanza semplice. È abbastanza semplice gestire un gruppo di ragazzi che è cresciuto con noi e che comunque conosciamo molto bene, quindi questo non è un problema e non è un problema neanche avere ragazzi che magari giocano con una certa frequenza in club importanti, perché alla base della loro crescita c'è stato un modo per selezionarli che alla base c'è proprio il discorso dei comportamentale, quindi non abbiamo problemi da questo punto di vista. Ma in Italia è cambiato molto il discorso di far giocare di più i giovani rispetto a qualche anno fa. Abbiamo superato uno step che non permetteva molto di consolidare la crescita di questi ragazzi. In questi anni siamo molto contenti perché i club finalmente stanno utilizzando di più i giovani e noi ne beneficiamo sicuramente.